Tanto gli vado a fare i complimenti perché a molti è sfuggito, ma nel secondo tempo, su una conclusione a botta sicura della Pistoiese, ti sei immolato con il corpo salvando il risultato. Buonasera a tutti. Sì, è stato un intervento favorevole per noi, dai. 3 punti fondamentali oggi. Sì, soprattutto perché lo avevo detto in settimana io che era importante ripartirci da Grosseto. E oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta e mi sa che abbiamo fatto una grande partita. Che cosa ti è successo prima all'intervallo? Perché quando c'è stato il duplice fischio, tu e Drudi siete rimasti a terra. Io in cronaca ho detto ha qualche problema anche Janes. Sì, praticamente su una palla che era caduto de spalle, ho preso una volta sulle costole e non riusciva a respirare, mi faceva male il petto, poi vabbè, è passato un po'. Qualche settimana fa Uteri in conferenza stampa ci ha svelato un piccolo segreto tuo, ha detto Ianes l'abbiamo recuperato perché ha avuto un problema, non vedeva bene, ha messo le lenti, ma che era successo inizio No, non ho mai usato le lenti, io questo è una verità. Uso le lenti per guardare la TV, per queste cose le ho usate sempre, ma per le partite non ho mai sentito la necessità di farlo. E poi ho fatto una piccola, diciamo, una vista alle occhi con il, non so come si dice in Italia, nell'oftalmologo. dottore, L'ottico. l'ottico. Con l'ottico. E vabbè, ho deciso di metterli almeno per capire se vedevo qualche cambio. È stato Adesso questo. Ianes è titolare, non vuole più lasciare quella maglia. No, io l'ho detto già la settimana scorsa pure, ci alleniamo tutti al 100%, tutti siamo pronti e tutti vogliamo dimostrare in campo che siamo pronti. Mi sa che lo stiamo facendo perché non solo quelli che giocano dall'inizio, sino quelli che entrano stanno facendo bene, quindi questa è una grandissima cosa. Grazie e Posso fare complimenti a una Julian domanda? Ianes. Aspetta, Julian, Ah, scusami, c'è una proprio. domanda da studio di Massimo Profeta. Dimmi a me, Massimo, al volo che gliela giro. Sì, una curiosità perché è stato bravissimo, come dicevi poc'anzi tu, sull'occasionissima all'inizio della ripresa a Romano, lì si è immolato, sul Romano credo. Ma poi che è successo? Perché ha Sì. rischiato tanto con Vano in quel corpo a corpo, quando insomma c'è stata la pressione del centravanti toscano. Ecco, volevo che ricostruisse un po' la dinamica perché l'arbitro ha visto il fallo di Vano in televisione e non c'era sembrato, a dire il Ok, vero, Massimo da studio ti chiede quando Vano ti è venuto in pressione, tu hai perso palla, poi l'arbitro ti ha fischiato calcio di punizione, probabilmente rivedendo le immagini non c'era fallo. Che cosa è successo lì? No, la botta l'ho preso, c'ho il graffio sulla tibia. E, mi sa che ha preso un palla eppure mi ha dato la botta. Quindi sicuramente se lo facevo io, al contrario in aria era rigore, quindi secondo me è stato fallo.